dare avvio al nostro incontro e quindi in perfetto orario diamo la parola al presidente Maurizio Di Stefano, presidente di ICOMOS. Grazie. Buonasera, spero che si senta la voce un po' per tutti. Mi dispiace per questi colleghi che hanno difficoltà ad entrare, spero che si risolva rapidamente. Sono molto contento di partecipare, vi ringrazio per l'invito perché questo seminario, questi 2 giorni, rientra in un programma che ICOMOS Italia ha avviato, ahimè, con i problemi della pandemia dell'anno scorso, con un po' di ritardo rispetto alla pianificazione che avevamo fatto per gli incontri per i comitati scientifici nazionali e per il loro collegamento con i comitati scientifici internazionali. Quindi partiamo con qualche mese di ritardo, ma come vedo con dei programmi molto intensi, almeno questo del convegno di oggi e di domani mi sembra molto impegnativo. Quindi, cosa vorrei sottolineare? La partecipazione degli esperti ICOMOS deve essere di volano e di apertura ai vari temi che rientrano in ciascun comitato scientifico e credo che quello di oggi sia un programma molto fitto, molto intenso, che guarda a numerosi aspetti della disciplina delle pitture murali. In pratica noi abbiamo sempre avuto, anche per formazione, un approccio molto classico ai problemi delle pitture murali, a volte molto spostato verso il restauro archeologico, verso le parti del restauro architettonico, in maniera molto complessa. Oggi, questo tema, finisce per coinvolgere tematiche assolutamente impreviste qualche anno fa, mi riferisco anche a recenti ricerche che abbiamo fatto insieme sul muralismo e sulle tecniche, sulle problematiche di restauro che oggi affrontano e di conservazione anche temi come questi, temi che portano a un secondo aspetto, quindi da un'esperienza e da una competenza altamente qualificata che noi troviamo in molti di voi come esperti tecnici del settore, anche quello di un confronto critico contestuale con non solo più con la materia, col supporto, come voi dite nell'abstract di questo convegno, legato fortemente al muro, a quello che il luogo dove la pittura murale per definizione si trova, ma al suo contesto, cioè per la verità la materia è nota sui temi del distacco, della fruizione in situ o fuori, diciamo, ma non è questo il tema. Il contesto si è ampliato ancora di più e oggi si confronta con l'urbanistica, con la conservazione da un punto di vista di inserimento e di diritto a rimanere dov'era, com'era. Mi riferisco ad alcuni episodi abbastanza noti che sono stati affrontati nel caso della metropolitana di Napoli, per esempio, quando si è dovuti intervenire in alcuni casi su inserire all'interno o non inserire all'interno di opere di sistemazione di stazioni ferroviarie, alcuni reperti e farli rimanere. Vedremo che c'è un grande esempio di questo tipo proprio nel progetto di Piazza Municipio, altri ce ne sono a Roma e quindi il problema della contestualizzazione dell'intervento nell'ambito di un progetto più ampio di recupero, di rigenerazione, di restauro diventa una materia che deve entrare nelle corde, nelle competenze degli esperti di restauro, in particolare di quelli che riguarda il settore delle pitture murali. Quindi il vostro convegno, quello che ho il piacere di aprire oggi, è per noi un elemento di attesa, anche ragionando su quelle che sono le prospettive di lavoro. Altro tema sul quale gli esperti, gli operatori di questo mondo non sono sempre tutelati. Io ricordo alcuni incontri fatti nel passato con gli operatori della materia, con i restauratori, quando
quante difficoltà vi fossero per un riconoscimento anche istituzionale all'interno delle grandi interventi di progettazione, dove per la verità c'era un grosso malcontento proprio per la difficoltà del riconoscimento delle competenze. Poi sappiamo tutti come ci si sta regolando con questi elenchi presso le sovrintendenze. Anche questo probabilmente è un tema che dovrà essere affrontato non tanto e non solo sulla formazione, ma quanto sull'applicazione dell'attività che necessita di un ulteriore miglioramento o certamente di un riconoscimento più adeguato. Per non arrivare poi agli aspetti professionali del riconoscimento economico delle attività, delle forme di pagamento. Quindi arriviamo da un grosso cambio proprio di paradigma sullo scenario complessivo che noi intendiamo affrontare quando trattiamo i nostri comitati scientifici, non solo sulla dottrina, sui testi, ma fino proprio a vedere materialmente applicati questi testi, a vedere poi fisicamente la capacità di realizzare quanto si teorizza. Questo ragionamento diventa poi urgente oggi perché sappiamo l'evoluzione del PNRR che sembra in questo momento essere in un momento di riflessione proprio sui due grandi capitoli che io ritengo debbano interessare gli esperti di restauro, cioè il primo, quello che riguarda la missione della digitalizzazione e che comprende la cultura e il turismo, cioè digitalizzazione, innovazione e competitività, la missione 1 e la missione 5, che può sembrare a noi estranea, quella di inclusione e coesione, ma che invece introduce in questa missione di coesione e inclusione tutto il mondo della rigenerazione urbana e tutto il mondo delle periferie e tutto il mondo dell'intervento sui borghi e i centri storici. Molti stanno preparando documenti in questo senso, mi riferisco alle cattedre di restauro, mi riferisco ad alcune università, ad altre organizzazioni, noi stessi stiamo aprendo una discussione su questo, ma in quel mondo quando si interviene sui centri storici, sui borghi antichi, eccetera, si interviene sui cromatismi, si interviene su interventi di restauro massicci che sono previsti nel PNRR. Quindi bisognerà anche qui probabilmente dare delle linee guida e muoversi con rapidità e con sinergie, probabilmente se possibile in armonia con le istituzioni. Quello è quello che si sta tentando. Quindi ritengo che questi seminari, questi incontri debbano essere inquadrati in una visione estremamente operativa e produttiva delle materie di cui noi siamo esperti, perché questo possa rappresentare effettivamente una forma di contributo ad un momento così tragicamente irripetibile, ma anche di grande speranza e di grande prospettiva, qual è quello del PNRR. Andiamo a sottoscrivere questa grande cambiale per i nostri figli e soprattutto per i nostri nipoti. Dobbiamo essere parte dirigente e competente nel garantire che questo sia un investimento dal quale il più grande patrimonio al mondo che noi rappresentiamo in termini culturali possa essere anche una base, un mezzo per far migliorare e raggiungere i risultati positivi al nostro paese. Perché questo avvenga, occorre che vi siano esperti e persone capaci come voi e ho piacere che ci sia Grazia Tucci ad aprire questo vostro convegno perché certamente abbiamo apprezzato tutti, siamo stati orgogliosi di avere un nostro socio che abbia potuto portare a Dubai l'innovazione della tecnologia, della diagnostica, della capacità di uso di una digitalizzazione che guardi oltre il mero servizio tecnico, ma sappia e possa soprattutto rappresentare una forma per socializzare la cultura in maniera, l'equilibrio è sottile, come sappiamo, fra i termini delle copie d'autore, eccetera, ma non è questo il tema. Sappiamo che il Louvre fa questo
da decenni. Ricordo un convegno addirittura presieduto da mio padre, credo 20 e passa anni fa, su questi temi, quando il Louvre cominciava a fare le prime copie. Noi abbiamo raggiunto una perfezione in questo senso che è un orgoglio per tutti noi. Quindi ci tenevo solo a salutarvi, a dare questo inquadramento e questa sollecitazione, e che alla fine del vostro convegno possa trarsi anche un sintetico documento di lavoro che possa raccogliere anche queste sollecitazioni. Grazie e buon lavoro a tutti.